Ciao, sono Giulia Bevilacqua, ho 42, quasi 43 anni e sono un'attrice. Visto che mi era piaciuto parecchio, ti va di ripresentarti in stile signorina buonasera come avevi fatto per Diego Buongiorno? Signore e signori, buonasera. Sono Giulia Bevilacqua, ho 22 anni e sono un'attrice. Giulia, dopo tutti questi anni di carriera, oggi sei una delle attrici più richieste in Italia, quindi sei anche la prova che si può avere successo al di là dei ruoli necessariamente drammatici o da protagonista assoluta. Che te ne pare? Ma allora, diciamo che il mio obiettivo è quello di fare il mio lavoro il più a lungo possibile, quindi l'importante è la continuità. Quindi che siano piccoli o grandi ruoli, l'importante secondo me è continuare a fare il più lungo possibile questo lavoro che è la mia passione. Quindi sì, è possibile. Che poi tu sei bella, sei brava, sai lavorare in squadra e lo dicono tutti. Quindi, lo hai capito cos'è che determina un ruolo da protagonista in Italia? Ce lo dici pure a noi? Beh, allora, sono tante cose, nel nostro lavoro ci sono molte componenti che sono utili, una è anche la fortuna, quindi c'è sicuramente di base il talento, la professionalità, io sembro insomma un po' una cazzone, ma in realtà sono anche molto seria, quindi mi piace prepararmi, studiare e nello stesso tempo non prendermi mai troppo sul serio, quindi insomma queste diciamo sono un po' le mie caratteristiche. Senti, ma invece lo sai che la tua Claudia Pandolfi è già stata qui nostra ospite e che ovviamente ha parlato anche di te? Secondo te cosa ci ha detto e cosa ci dici tu invece su di lei? Allora, vorrei tanto, mannaggia, aver visto la sua intervista che non ho visto, quindi adesso mi flagellerò da sola. Che cosa può aver detto? Che è la mia migliore amica, che siamo come sorelle, che il nostro incontro è stato un incontro bellissimo, ci siamo conosciute sul set, ci siamo subito trovate perché abbiamo un po' lo stesso approccio a questo lavoro, siamo un po' due giocarellone, anche appunto due persone che non si prendono troppo sul serio, ci piace ironizzare su tutto e prima di tutto su di noi e quindi Claudia per me è fonte anche di ispirazione, ma non solo nel lavoro, anche nella vita, perché è una donna molto forte, molto sicura di sé, io spesso la invidio per questo, perché Claudia non ha mai paura del giudizio altrui, io invece sono un po' più, ancora, insomma, sono un po' vittima di questa cosa e spesso la chiamo quando ho i miei momenti di crisi perché lei mi ritira sempre su, riesce sempre a dirmi la cosa giusta al momento giusto. Allora, domande sull'equilibrio tra la vita di mamma e quella di attrice io non te ne faccio, però una cosa mi piacerebbe chiedertela. Cos'è per te l'amore? L'amore quello vero che hai trovato con tuo marito, con i tuoi figli? E quindi perché vale poi anche tutte le pene del quotidiano? Quello che è successo con mio marito è una cosa molto particolare che non mi era mai successa prima, quindi è un diciamo, senso di appartenenza immediato, è stato proprio un colpo di fulmine e credo che il destino abbia una piccola percentuale in questo incontro, però credo anche che tutti noi dobbiamo essere un po' pronti all'ascolto, no? Io in quel momento lì e anche lui eravamo proprio desiderosi di incontrare qualcuno e ci siamo veramente guardati e un po' ascoltati, ci siamo guardati dentro e io in lui ho riconosciuto subito dei valori che per me erano fondamentali, una proprio onestà intellettuale e emotiva, quindi ho trovato in lui una genuinità proprio nel sorriso, nello sguardo e poi queste cose sono state confermate nel tempo e quindi per me queste sono le cose fondamentali, cioè avere un po' gli stessi obiettivi e anche lo stesso modo di affrontare la vita e il percorso che uno vuole fare insieme. Ecco, io non so, ho pensato, ho subito riconosciuto in lui come una persona a me affine, ecco, molto, molto simile a me. Poi siamo diversissimi, completamente diversi. Io sono molto più socievole, più giocarellona, lui è più razionale, è molto più timido di me, però ecco, i valori erano molto simili. Giulia, noi qui in chiusura chiediamo sempre una playlist dei tre brani più importanti per voi. Quindi ti chiedo la tua. Quali sono le tre canzoni che proprio ti porti dentro? Bah, allora, David Bowie, direi,
Sai che io i titoli purtroppo non me li ricordo mai, ma non è per una questione, è proprio che l'inglese non lo so e quindi faccio una gran fatica a ricordare i titoli. Poi te la dico, così sai qual è, la metti te dopo in sottotitolo. E poi direi... Allora, ecco, un'altra canzone, Moon River, che cantava Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Me la ricordo perché ero una bambina ed è stato forse il primo film che ho visto con Audrey Hepburn e mi sono innamorata di lei e, insomma, di lei alla finestra che strimpella la chitarra. La chitarra e suona questa canzone. E poi te ne direi una di Lucio Dalla, che è uno dei miei cantautori preferiti, Luca e Laura, come si chiama? Io con i titoli sono un disastro, come si chiama? La posso rifare, vero? E poi sicuramente metterei una canzone italiana di uno dei miei cantautori preferiti, che è Lucio Dalla, e metterei Luca e Anna. E poi metterei sicuramente una canzone italiana di uno dei miei cantautori italiani preferiti, che è Lucio Dalla, che si chiama Marco e Anna. Non si chiama Marco e Anna. E invece si chiama Anna e Marco. Forse Claudia Pandolfi ha anche parlato dei miei ultrasuoni. Potrebbe averlo detto, perché è una delle mie caratteristiche che lei più odia. Questo, se vuoi, dopo la puoi aggiungere nella risposta di prima. Allora, no, poi aggiungerei sicuramente la canzone di uno dei cantautori italiani che io preferisco, che è Lucio Dalla, e la canzone si chiama Anna e Marco. Grazie, è stato un piacere. Grazie a voi.